Lo vidi in una delle notti insonni che trascorrevo disperato a camminare per la città, tentando di salvare la mia anima e la mia immaginazione. Venire a New York era stato un errore. Cercavo meraviglia e ispirazione nei labirinti di vecchie strade affollate che si dipanano da cortili, piazze e moli dimenticati ad altri cortili, piazze e moli dimenticati. Ma nelle torri ciclopiche e nelle guglie che si innalzano come oscuri monumenti di Babilonia sotto la luna calante, avevo trovato solo un senso di orrore e oppressione che minacciavano di paralizzarmi e distruggermi. La delusione era stata graduale. La prima volta che ero arrivato in città avevo visto il tramonto da un ponte che si inarcava maestoso sulle acque ed ero rimasto colpito dalle vette e dalle piramidi che sorgevano come fiori dai banchi di nebbia azzurrina, giocando con le nuvole d'oro e le prime stelle della sera. Poi una finestra dopo l'altra si era illuminata a specchio del fiume, dove già scintillavano misteriose lanterne e risuonavano le sirene, tanto che l'acqua pareva a sua volta un firmamento di sogno pervaso da una musica fatata, e faceva venire alla mente le meraviglie di Carcassonne e Samarcanda, dell'Eldorado e le altre città favolose. Poco dopo attraversai le antiche strade così care alla mia fantasia. Vicoli stretti e curvi, veri e propri corridoi fiancheggiati da file di case georgiane in mattoni rossi con le finestre dai vetri microscopici che ammiccavano sulle porte d'ingresso fiancheggiate da colonne, le stesse finestre che avevano visto sfilare carrozze eleganti e vetture con fregi preziosi. Nell'entusiasmo del primo momento mi convinsi che queste cose fossero tutto ciò che desideravo e che col tempo mi avrebbero aiutato a divenire un poeta. Ma la felicità e il successo non mi erano destinati. Alla cruda luce del giorno vidi solo squallore, alienazione e l'orrenda elefantiasi della pietra cresciuta a dismisura. Non c'era posto per l'antica magia suggerita dalla luna. La folla che brulicava ininterrottamente nelle strade simili a fiumane era composta da stranieri tozzi e dalla pelle bruna, con facce indurite e occhi piccoli. Miseri forestieri senza sogni e senza legami con la scena che li circondava, per nulla vicini a chi apparteneva al vecchio ceppo dagli occhi azzurri, ad un amante dei prati verdi e dei bianchi campanili del New England. Così, invece di scrivere poesie, piombai in una tremenda solitudine e abbattimento. E alla fine intuì la terribile verità che nessuno osava ammettere, lo sconveniente segreto che non si vuol nemmeno bisbigliare. Il fatto che questa città di pietra e fracasso non è l'intelligente perpetuazione della vecchia New York come Londra lo è della vecchia Londra e Parigi della vecchia Parigi, ma che anzi è morta e il cadavere mal conservato è infestato da strani esseri animati che non hanno nulla a che fare con quello che la città era da viva. Fatta questa scoperta non potei più dormire in pace, anche se trovai una mia tranquillità nell'abitudine di non uscire più di giorno e di passeggiare per le strade solo dopo il tramonto, quando il buio riesuma dal sudario ciò che ancora esiste del passato e le antiche porte bianche ricordano le nobili figure che un tempo le attraversarono. Grazie al sollievo che mi procurava questo esercizio, scrissi persino alcune poesie. Quanto a tornare a casa dai miei, esitavo, perché in questo modo avrei ammesso un'ignobile disfatta. Poi, durante una delle mie passeggiate notturne, incontrai lo sconosciuto. Fu dalle parti di Greenwich Village, in un cortile nascosto e dall'aspetto peculiare. Nella mia ignoranza mi ero stabilito in quella zona, avendo sentito che era il rifugio naturale di artisti e poeti. I viottoli arcaici, le vecchie case e gli improvvisi scorci di piazzette e cortili m'avevano deliziato. Ma quando scoprì che poeti e artisti non erano che impostori, la cui condotta e i cui metodi parevano la negazione di tutto ciò che è arte, cioè pura bellezza, rimasi nel quartiere solo per amore delle reliquie del passato. Le immaginavo com'erano state un tempo, quando Greenwich era un placido villaggio non ancora inglobato dalla città, e nelle ore che precedevano l'alba, dopo che gli ultimi nottamboli erano tornati a casa, mi aggiravo per i vicoli sconosciuti e fantasticavo sui misteri che generazione dopo generazione si erano accumulati in quei luoghi. Quest'esercizio teneva vivo il mio spirito e gli forniva i sogni e le visioni che il poeta dentro di me bramava. Quando lo sconosciuto mi si parò davanti, erano le primissime ore di un nuvoloso mattino d'agosto. Percorrevo una teoria di corti abbandonate, accessibili solo attraverso gli androni scuri degli edifici che sorgevano fra l'una e l'altra, ma che un tempo avevano costituito una rete ininterrotta di pittoresche stradine.
Ne avevo sentito parlare vagamente e sapevo che non le avrei trovate sulle carte contemporanee della città, ma il fatto che fossero dimenticate me le aveva rese tanto più desiderabili. Le avevo cercate con il doppio della lena e una volta arrivato nella zona il mio entusiasmo aumentò perché tutto faceva pensare che fossero solo una parte di una rete molto più vasta e che dietro le pareti posteriori delle case o magari al di qua d'un muro cieco corressero vicoletti analoghi. Forse erano nascosti da un'arcata, certo erano dissimulati dalle abitazioni dei forestieri e degli artisti di dubbia fama le cui attività non avevano bisogno di pubblicità alla luce del giorno. Lo sconosciuto mi rivolse la parola senza essere invitato, dopo aver notato la mia espressione e gli sguardi con cui ammiravo gli antichi batacchi sulle porte delle case. Erano porte all'antica, cui si accedeva salendo una piccola scalinata e tenendosi ad un corrimano di ferro. Il mio volto era illuminato dal pallido alone di una finestra a lunetta, il suo rimaneva nell'oscurità. Aveva un cappello a tesa larga, che mi sembrò perfettamente in tono con l'antico mantello che sfoggiava, ma ancora prima che aprisse bocca provai un vivo senso di inquietudine. La figura era sottile, quasi scheletrica, e la voce, benché non particolarmente profonda, era eccezionalmente bassa e rauca. Disse di avermi notato parecchie volte durante i miei vagabondaggi e ne aveva dedotto che, come lui, amavo i segni del passato. Avrei gradito la compagnia di una guida pratica in questo genere di esplorazioni, di qualcuno che possedeva informazioni molto più profonde di quelle disponibili a qualsiasi nuovo venuto. Mentre parlava, una parte della sua faccia fu rivelata dal fascio di luce gialla che pioveva da una solitaria finestra di soffitta. Aveva un aspetto nobile, persino affascinante, e qualcosa di antico. I segni di una discendenza e un'educazione insoliti per un tempo e un luogo come i nostri. Eppure, c'era qualcosa che mi inquietava e che la finezza dei lineamenti non bastava a dissipare. Forse l'eccessivo pallore del viso, la mancanza d'espressione, l'essere assolutamente fuori posto in quei vicoli. Tutto ciò non contribuiva a mettermi a mio agio. Non di meno lo seguì, perché in quei terribili giorni la ricerca dell'antico, della bellezza e del mistero era tutto ciò che teneva viva la mia anima. L'aver conosciuto qualcuno che aveva approfondito queste cose più di me mi parve un segno favorevole del destino. C'era qualcosa nella notte che induceva l'uomo dal mantello al silenzio e per una lunga ora mi guidò senza bisogno di inutili parole. Si limitava a fare solo brevissimi commenti sui vecchi nomi, le date e i cambiamenti, dirigendo i nostri passi per lo più a cesti. Passammo negli interstizi che separavano le case, attraversammo in punta di piedi angusti corridoi, scalammo muretti di mattoni e una volta strisciammo carponi in un passaggio di pietra bassissimo, arcuato, la cui grande lunghezza e le cui tortuose giravolte cancellarono ogni traccia d'orientamento che fossi riuscito a conservare. Vedemmo cose antiche e meravigliose, o che così sembrarono nella scarsissima luce in cui mi apparivano. Non dimenticherò mai le colonne ioniche tremolanti, i pilastri slanciati, le cancellate sormontate da vasi per fiori, le finestre dai vetri piccolissimi, le bizzarre decorazioni che le ornavano. E man mano che ci inoltravamo in quell'inesauribile labirinto di antichità, tutto diventava più strano. Non incontrammo anima viva e col passare del tempo le finestre illuminate diventarono sempre più rare. I lampioni stradali che avevamo incontrato all'inizio erano a petrolio e avevano l'antica forma a losanga. In seguito ne notai altri a candele. Dopo aver attraversato un orribile cortile buio in cui la mia guida dovette prendermi per mano e scortarmi, nel buio assoluto fino ad una porta di legno che si apriva in un alto muro, arrivammo in un mozzicone di vicolo rischiarato solo da una lanterna ogni settima casa. Incredibili lanterne coloniali di latta, coniche in cima e bucate ai lati. Il vicolo era un'erta ripidissima, molto più di quanto ritenessi possibile in questa zona di New York, e l'estremità superiore era chiusa dal muro di una casa privata coperto d'edera. Al di là di esso, vidi un tetto pallido e la cima degli alberi che ondeggiavano contro il cielo appena striato di luce. Nel muro era ritagliata una porticina bassa di quercia nera, contornata di chiodi che l'uomo aprì con una chiave pesante. Mi fece strada su un sentiero di ghiaia e per una rampa di gradini che conducevano alla porta di casa. La aprì ed entrammo. Mi sentì sopraffatto da un odore di infinita vecchiezza, frutto di secoli di umidità e abbandono, ma poiché il mio ospite non sembrava farci caso, non dissi niente.
Mi guidò per una scala a chiocciola, in un corridoio e finalmente in una stanza che chiuse a chiave dopo il nostro ingresso. Tirò le tende che coprivano tre finestrelle dai vetri stretti e che permettevano il filtrare di un debolissimo chiarore. Poi andò alla mensola del camino e con l'acciarino accese due candele in un candelabro a 12 braccia. Fatto questo, indicò l'ambiente con un gesto. Mi resi conto che eravamo in una biblioteca spaziosa e ben arredata, rivestita in legno come nel primo quarto del XVIII secolo. La porta era ornata da una splendida cornice dorica e la mensola del camino era scolpita e ornata di fregi. Sugli scaffali pieni di libri a intervalli lungo le pareti, i ritratti di famiglia erano anneriti al punto da essere quasi enigmatici, ma erano ben fatti e nei volti si scorgeva un'indubbia somiglianza con l'uomo che ora mi invitò a sedere accanto al grazioso tavolo Chippendale. Prima di sedersi davanti a me, il mio ospite esitò un attimo, imbarazzato. Poi si tolse i guanti, il cappello a tesa larga e il mantello, rivelando teatralmente il costume del medio periodo georgiano che indossava. I capelli erano raccolti a coda, i pizzi del colletto erano bianchi e larghi, le brache gli arrivavano poco sotto il ginocchio. Portava calze di seta e scarpe con la fibbia che fino a quel momento non avevo notato. Si accomodò su una sedia che aveva la spalliera a liste di legno verticali e mi guardò intensamente. Senza cappello aveva l'aria di un'estrema vecchiezza e mi domandai se ad inquietarmi non fosse stata quella straordinaria longevità di cui non mi ero accorto coscientemente ma che dovevo aver notato. Quando finalmente parlò, la sua voce bassa, rauca e studiatamente attenuata tremava spesso. Facevo molta fatica a seguirlo e lo ascoltavo con un brivido di stupore, lottando contro l'allarme che aumentava ad ogni istante. Il mio ospite cominciò. Lei vede, signore, un uomo di abitudini eccentriche, ma che con un amico dotato del suo acume e dei suoi gesti non deve scusarsi dell'abito che porta. Riflettendo sui tempi migliori, ho deciso di adottarne costumi e maniere. Un capriccio che, se praticato senza ostentazione, non offende nessuno. Per mia fortuna ho ereditato la casa dei miei antenati, un tempo villa di campagna e ora inghiottita da due città, prima Greenwich, che sorse verso il 1800, poi New York, che la raggiunse nel 1830. C'erano ottime ragioni perché la mia famiglia rimanesse attaccata a questo luogo e io non me la sono sentita di venir meno all'obbligo. Il gentiluomo che costruì la casa nel 1768 era dedito a certe arti e fece determinate scoperte connesse con le proprietà di questo pezzo di terreno, scoperte che richiedevano la più stretta sorveglianza. Mi propongo ora di mostrarle i curiosi effetti di tali arti, a patto che ella mi prometta di mantenere il segreto. Credo di potermi fidare del mio giudizio. Non ho motivo di dubitare del suo interesse né della sua fedeltà. Tacque, e io mi limitai ad annuire. Ho già ammesso di essermi allarmato, ma per la mia anima niente era più deleterio della vita quotidiana a New York. Qualunque cosa fosse quell'uomo, un innocuo eccentrico o un conoscitore di arti pericolose, non avevo altra scelta che seguirlo e appagare il mio senso del meraviglioso con quanto altro aveva da dirmi. Continuai ad ascoltare. Al mio antenato, riprese a bassa voce, l'uomo sembrava dotato di straordinarie facoltà volitive, le quali esercitavano un'influenza inaudita tanto sulla personalità individuale che su quella altrui. Non solo, la volontà poteva aver ragione di qualunque forza e sostanza della natura, nonché di elementi e dimensioni che sono ritenuti più universali della natura stessa. Posso dire che si occupò di temi eterni come lo spazio e il tempo e che imitò per strani scopi i riti di certi indiani sanguemisto che un tempo vivevano su questa collina. All'epoca in cui fu acquistato il nostro terreno, gli indiani avevano il colera e non avrebbero avuto il coraggio di avvicinarsi apertamente. Ma ogni mese, quando c'era la luna piena, scavalcavano il muro di cinta e per anni, di nascosto, eseguirono strani riti tutte le volte che poterono. Poi, nel 68, il nuovo proprietario di queste terre li colse sul fatto e rimase pietrificato da ciò che vedeva. In seguito fece un patto con loro e scambiò il libero accesso alla sua proprietà con l'esatta conoscenza di quello che facevano.
Apprese così che i loro antenati avevano imparato il rituale da altri pelli rosse e da un vecchio olandese ai tempi degli Stati Generali. Il mio avo, che il vaiolo se lo porti, deve aver dato a quegli indiani del rum molto cattivo, non so se in buona o cattiva fede, perché una settimana dopo era il solo essere vivente a conoscenza del segreto. E lei, signore, è il primo a sapere che tale segreto esista. Possa morire fulminato, non avrei mai rischiato la collera delle potenze se lei non fosse così appassionato di tutto ciò che è antico. Rabbrividì, perché il vecchio prendeva confidenza più passava al linguaggio colloquiale di un'altra epoca. Continuò. Deve sapere, signore, che ciò che il mio antenato imparò dai selvaggi era solo la minima parte delle sue conoscenze. Non era stato ad Oxford per nulla e non aveva parlato invano ad un vecchio alchimista e astrologo di Parigi. In breve, credeva che il mondo fosse come il fumo del nostro intelletto, ben oltre le possibilità della gente comune, ma pronto ad essere aspirato ed espirato dai saggi come una buona pipata di tabacco della Virginia. Quello che vogliamo possiamo ottenerlo senz'altro e quello che non desideriamo lo possiamo spazzare via. Non dico che sia tutto vero alla lettera, ma di tanto in tanto si può organizzare veramente un bello spettacolo. Lei, signor mio, sarebbe compiaciuto di vedere la vita come si svolgeva in anni che finora ha potuto solo immaginare. Si astenga dalla paura e io le mostrerò qualcosa. Andiamo alla finestra, ma stia calmo e zitto. L'ospite mi prese per mano e mi guidò verso una delle due finestre che si aprivano nella parete maggiore della stanza maleodorante. Al tocco delle sue dita gelide rabbrividì, perché adesso non portava i guanti e la carne, benché asciutta e soda, pareva di ghiaccio. Mi ritrassi, ma di nuovo pensai al vuoto e all'orrore della vita reale e fui pronto a seguirlo dovunque volesse. Una volta alla finestra, l'uomo tirò le tende di seta gialla e indicò il buio all'esterno. Per un attimo non vidi altro che una miriade di lucciole danzanti a grande distanza. Poi, in risposta ad un movimento perentorio della mano del mio ospite, un fulmine rosso attraversò il cielo e scoprì di avere davanti un mare di foglie lussureggianti. Una vera e propria foresta, non le erbacce e le radici che ci si sarebbe aspettati normalmente. Alla mia destra, l'Hudson scintillava maligno e in distanza, davanti a me, vidi l'insano bagliore di una vasta palude salina costellata di lucciole. Il tempo svanì e un sorriso malvagio illuminò la faccia di cera del vecchio negromante. Quello che ha visto risale a prima del mio tempo, prima del mio antenato. Ma prego, guardi ancora. Ero atterrito, anche più di quanto mi avesse atterrito l'orribile modernità di New York. «Buon Dio!» mormorai. «Può fare questo quando vuole!» Il vecchio annuì, mettendo a nudo i mozziconi di quelli che erano stati denti gialli e acuminati. Dovetti reggermi al tendaggio per non cadere, ma lui mi aiutò con la terribile mano fredda e ripeté il gesto imperioso. Saettò il lampo, ma questa volta su un paesaggio non del tutto sconosciuto. Era Greenwich, la Greenwich di un tempo, con qua e là un tetto o una fila di case come le vediamo ancora adesso, ma attraversate da viottoli verdi e fiancheggiate da aiuole e campi. In lontananza scintillava ancora la palude e al di là di essa si intravedevano i campanili di quella che era allora New York. La chiesa della Trinità e San Paolo e la cosiddetta Brick Church dominavano l'insieme. Respiravo a stento, non per la vista in se stessa, quanto per le possibilità che si offrivano alla mia immaginazione atterrita. E lei potrebbe, oserebbe spingersi oltre? Chiesi con timore. Immaginai che per un attimo anche lui lo condividesse, ma poi tornò il sorriso malefico. Oltre, quello che ho visto ti trasformerebbe in una statua di sale. Indietro, indietro. No, avanti. Guarda, stupido. E prima di aver finito di ingiuriarmi, ripetei il gesto, rischiarando il cielo con una saetta più potente. Per tre lunghi secondi contemplai quel pandemonio e so che i miei sogni ne saranno tormentati per sempre. Vidi che il cielo brulicava di cose volanti e sotto il cielo si stagliava una città nera di gigantesche terrazze di pietra, irta di empie piramidi che svettavano alla luna e luci demoniache alle innumerevoli finestre. Le strade erano gallerie sopraelevate, in cui sciamava la popolazione della città,
uomini gialli dagli occhi a mandorla, orribilmente vestiti di rosso e d'arancio, che si agitavano al ritmo di nacchere e crotali osceni, di corni soffocati, pazzeschi, le cui note incessanti salivano e si spegnevano a ondate, come il riflusso di un maledetto oceano di pece. Vidi quel panorama con gli occhi, sentì con l'orecchio della mente la terribile cacofonia che lo sottolineava. Era il culmine dell'orrore che la città aveva risvegliato nel mio animo, e dimenticando la raccomandazione al silenzio, urlai come un disperato, mentre le mura della casa ondeggiavano intorno a me. Poi, quando il lampo si calmò, vidi che anche il mio ospite tremava, e uno sguardo di paura tremenda aveva cancellato dal suo volto l'ira che le mie grida avevano suscitato. Barcollò, si afferrò alla tenda come io avevo fatto prima, e agitò la testa spasmodicamente, come un animale braccato. Dio sa se ne avesse ragione, perché quando le mie urla si placarono udimmo un altro suono, qualcosa di diabolico. Solo il mio torpore mi impedì di svenire. Era il cigolio delle scale oltre la porta chiusa a chiave. Era l'eco di un passo regolare, o più passi, come un'orda che si avvicinasse a piedi nudi o calzando mocassini di pelle. Alla fine, lo scatto del lucchetto che brillava alla debole luce delle candele. Il vecchio agitò una mano adunca e mi sputò in viso, urlando bestemmie mentre oscillava col tendaggio a cui si teneva aggrappato. «La luna piena, maledetto cane che non sei altro! Li hai chiamati e quelli sono venuti per me! Portano mocassini ai piedi. Sono morti. Che Iddio vi stramaledica, musi rossi! Non ho avvelenato il vostro rum! Ho rispettato i vostri riti schifosi, no?» Siete stati voi ad ingozzarvi fino a crepare, semmai dovete prendervela con il vecchio signore. Andatevene, lasciate perdere il lucchetto, qui non c'è niente per voi. Ma tre colpi pesanti furono bussati alla porta. La bocca del mago terrorizzato si riempì di bava. La sua paura era ormai disperazione e scatenò di nuovo la sua ira su di me. Fece un passo verso il tavolo a cui mi reggevo. Con la mano destra stringeva ancora la tenda, mentre la sinistra brancolava nell'aria alla mia ricerca, e il drappo si staccò dall'alta mantovana. La stanza fu inondata da un raggio di luna che il cielo più terso aveva fatto presagire. Nell'alone irreale le candele impallidirono e un nuovo strato di corruzione rivestì gli oggetti della stanza. I pannelli alle pareti erano tarlati, il pavimento pieno di avvallamenti, la mensola del camino in rovina, i mobili in pezzi e la tappezzeria a brandelli. Anche il vecchio subì una trasformazione. Ignoro se per la stessa causa o per effetto del terrore e dell'ira di cui era preda. Mi sembrò che rimpicciolisse, annerisse e si facesse ancora più vicino per stringermi fra gli artigli da avvoltoio. Solo i suoi occhi rimasero intatti e con quelli mi fissava, sprigionando fuoco rovente. Il volto intorno pareva carbonizzato e rimpiccioliva sempre più. Bussarono alla porta con maggiore insistenza e stavolta con un rumore di metallo. L'essere nero che mi stava davanti si era ridotto ad una testa e due occhi che cercava, senza riuscirci, di strisciare sul pavimento ricurvo nella mia direzione. Ogni tanto emetteva un verso debolissimo, qualche terribile bestemmia. Colpi sempre più forti attaccavano la porta finché il legno non fu squarciato dalla lama di un tomahawk. Non mi mossi perché non potevo, ma guardai a occhi spalancati l'uscio che cadeva a pezzi e lasciava passare un flusso informe di materia nera come l'inchiostro e costellata d'occhi diabolici. Si riversava nella stanza come una fiumana, simile ad una colata d'olio che bruciasse tutto quello che incontrava e che rovesciò una sedia, passò sotto il tavolo e raggiunse la testa annerita i cui occhi ancora mi fissavano all'altro capo della stanza. La massa si chiuse intorno alla testa, avviluppandola completamente, e dopo un attimo cominciò a ritirarsi. Portò via la preda invisibile senza toccarmi, ma uscì dalla porta fluendo e attraversò le scale avvolte nell'oscurità. Cigolarono anche questa volta, ma dando l'impressione di qualcuno che si allontanasse. In quel momento il pavimento cedette e io precipitai nella stanza inferiore, strozzato dalle ragnatele e mezzo impazzito dal terrore. La luna verde, che scintillava tra le finestre rotte, mi permise di vedere che la porta di casa era aperta. E dopo essermi liberato dai calcinacci e messo al riparo dal soffitto percolante, vidi che ne usciva una nera fiumana tempestata d'occhi. Cercava la porta delle cantine e quando l'ebbe trovata, svanì al suo interno. Ebbi l'impressione che anche il pavimento della stanza inferiore stesse per cedere e dopo uno schianto qualcosa precipitò oltre la finestra occidentale, probabilmente una parte del tetto.
Libero dai detriti, mi precipitai nell'ingresso e individuai la porta, ma non riuscii ad aprirla. Afferrai quindi una sedia e fracassai una finestra, lanciandomi nel giardino illuminato dalla luna e zeppo di erba alta e gramigne. Il muro di cinta era alto e tutte le porte chiuse, ma spostando in un angolo una pila di scatole riuscii a guadagnare la cima e ad aggrapparmi al grande vaso di pietra che lo sormontava. Ero sfinito, e intorno a me non vedevo che muretti sconosciuti, finestre e vecchi tetti a spiovente. La ripida salita da cui eravamo arrivati non si vedeva più, e il breve scorcio di panorama fu nascosto dalla nebbia che saliva dal fiume. Il chiaro di luna non mi aiutò ad orizzontarmi meglio, e all'improvviso il vaso a cui mi tenevo aggrappato cominciò a tremare, come se girasse la testa anche a lui. Un attimo dopo precipitai nel buio, senza sapere quale sarebbe stata la mia sorte. L'uomo che mi trovò disse che dovevo aver fatto a piedi un bel pezzo, nonostante qualche osso rotto, perché mi ero lasciato alle spalle una lunga traccia di sangue. La pioggia cancellò presto quest'ultimo legame con la scena della mia avventura, e tutto quel che si poté concludere fu che ero emerso da un luogo sconosciuto, all'imbocco di un piccolo cortile nella zona di Perry Street. Non ho mai cercato di tornare in quei labirinti tenebrosi, né consiglierei ad alcun uomo sano di farlo. Non so chi fosse l'individuo misterioso che ho incontrato, ma ripeto che la città è morta e piena di orrori. Dove egli sia andato, non so. Per quanto mi riguarda, sono tornato a casa, fra le tranquille strade del New England, dove la sera soffia il vento dal mare.